Case Carletta è un'associazione che è nata un po' per scherzo, un po' per sbaglio, è nata un paio d'anni fa, 2 anni e mezzo fa per l'esattezza, perché nel periodo successivo al lockdown avevamo cominciato a fare qualche lavoro in più dentro in casa, quindi avevamo finito di ristrutturare una parte di stalla e di fienile che mia mamma mi aveva lasciato. E quindi abbiamo cominciato a dedicarci ai lavori di questa casa, alla cura di questa casa. È diventato un posto accogliente, ho visto che tanta gente apprezzava il fatto di venire qui e di stare in compagnia con noi, anche ad aiutarci a lavorare. E quindi nel frattempo mia sorella aveva ricominciato a riprendere in mano il lavoro all'uncinetto, aveva creato delle cose bellissime, molto elaborate, molto particolari, e abbiamo messo insieme un po' questo, un po' quello. Io ho cominciato a fare dei cesti in ferro così per provare, e da cosa nasce cosa, insomma, vedevamo di più questo posto come un posto d'incontro con la gente e soprattutto un laboratorio artigianale legato alla tradizione di questo territorio, quindi un po' legato alla campagna, alla stagionalità, alle piante, agli orti, ma anche alle tradizioni dei nostri mestieri, quindi il lavoro col ferro, il lavoro col legno, il lavoro del filò, delle donne che si trovavano una volta in queste case durante la sera a passare insieme del tempo per chiacchierare, per lavorare assieme all'uncinetto, ai ferri, a fare la calza, a fare il maglioncino. Insomma, abbiamo recuperato un po' di queste passioni che noi in realtà abbiamo sempre avuto e abbiamo messo insieme un po' di amiche. Abbiamo visto che piaceva, che diventava un posto gradito per incontrarsi e per imparare a fare delle cose, scambiarsi delle esperienze, delle opinioni. E così, da cosa nasce cosa, da idea nasce idea, hanno cominciato a venirmi a trovare dei giovani artisti locali e a proporsi per collaborare, per cui a quel punto abbiamo pensato di creare un'associazione e di dar spazio anche a tutte queste iniziative nuove che arrivavano. E da lì abbiamo cominciato una collaborazione con una cuoca, una collaborazione con l'associazione Impatto che fa ecosostenibilità un po' a tutti i livelli, quindi autoproduzione di cosmesi, di detersivi, di saponi. Poi abbiamo cominciato a collaborare con un ragazzo che fa il rilegatore, con una ragazza che fa l'illustratrice e così via. Insomma, il ventaglio si è aperto sempre di più a nuove iniziative. Ovviamente non c'è spazio per tutti, soprattutto perché ci vuole tanto lavoro dietro anche per mettere assieme tutta sta gente e per avere il giusto tempo fisiologico di accoglienza, le energie per esserci sempre con un po' di tranquillità, mai nell'ansia e nell'affanno, e quindi alcune cose le lasciamo indietro. Cerchiamo di prediligere quello che è più nelle nostre tradizioni e che sentiamo che fa più piacere anche alle persone. Non sono mai corsi accademici molto rigorosi, sono sempre abbastanza liberi, brevi, a volte costituiti da un unico incontro, a volte invece con incontri ripetuti. Per esempio con la ceramista abbiamo degli incontri ripetuti, con il taglio cucito abbiamo degli incontri ripetuti una volta alla settimana, così col filò, col ferro. E altri invece sono incontri di una volta sola e sono laboratori che durano 2-3 ore a seconda del caso. Siamo presenti sui social, su Facebook, su Instagram, ci trovate così con il nostro nome Case Carletta e quindi siamo facilmente raggiungibili. Poi lì ci sono tutte le indicazioni per iscriversi, anche per ricevere mensilmente, se siete interessati, le nostre newsletter con i programmi che di mese in mese costruiamo.